Dall'orto arrivano tante zucchine e ogni giorno devo cercare di proporle in maniera diversa, semplice ma comunque sfiziosa. Allora, oggi realizzo una sorta di parmigiana di zucchine, le andrò a grigliare per un risultato più leggero e poi le accompagnerò con la classica passata di pomodoro, formaggio e mollica. Zucchine naturali coltivate dal mio papà e quindi sono a volte un po' imperfette, comunque di dimensioni diverse, ma di sicuro sono molto dolci e gustose. Le spunto e le taglio a fettine di circa mezzo centimetro, così. Per una versione ancora più gustosa, sicuramente anche più carica di calorie, potete decidere di passare nella farina le fette di zucchine e friggerle per poi comporre la parmigiana. Piastra ben calda. Aspetto giusto che coloriscano su entrambi i lati. Visto che qui ci vorrà comunque qualche minuto, mi porto avanti e preparo una passata di pomodoro molto semplice. Non ho peperoncino fresco, ma ne uso un po' in scaglie. Inizia a sfrigolare, aggiungo la passata. Aggiusto di sale. Metto un po' di basilico per dare un buon profumo. La lascio andare così per farla restringere e torno ad occuparmi delle zucchine. Le prime sono già pronte. Preferisco non salare quando sono sulla piastra, quindi le adagio man mano nel piatto e aggiungo un pizzico di sale. Ecco qua, zucchine grigliate. Metto un pizzico di sale sulle ultime. Anche la passata di pomodoro è pronta, quindi non mi resta che condire la mollica e poi comporre la parmigiana. Mollica fresca di pane, è profumata, molto morbida e soffice. A questa aggiungo formaggio grattugiato, uno spicchio di aglio. Non può mancare un bel po' di basilico. Compongo la parmigiana, ma prima di ogni cosa cospargo con un po' di passata di pomodoro il fondo della pirofila. Quindi adagio le prime zucchine, le metto vicine, anzi leggermente addossate, cercando di coprire tutti gli spazi. Su questo primo strato la mollica condita e qualche cubetto di provola filante. E adesso lascio cadere un po' di passata. La salsa in cottura tenderà ad allargarsi da sola, quindi ne mettiamo davvero poca, sparsa un po' qua e un po' là. Secondo strato di zucchine. Ancora della mollica. Provola. Passata. Sull'ultimo strato evito di mettere provola filante per non bruciarla in forno, quindi aggiungo semplicemente la passata di pomodoro, una generosa manciata di formaggio grattugiato e un filo d'olio di oliva per completare. È stato semplice, no? Il forno è già a temperatura, quindi la metto a cuocere. Piatto pronto in appena 35 minuti di cottura con il forno ventilato a 170 gradi. Si è formata in superficie una deliziosa crosticina, l'ho lasciata riposare per poterla tagliare al meglio. Adesso andiamo a vedere com'è venuta.
e si va a tavola con la parmigiana di zucchine grigliate. È buonissima anche il giorno dopo riscaldata. Fatemi sapere come la fate voi, io vi aspetto presto con una nuova video ricetta. Un abbraccio da Valentina!